Buonasera, siete collegati su Global Community, la web TV del mio blog. Il blog è WordPress, Raffaele Barone WordPress.com. Allora, questa sera avevamo preannunciato di fare il punto sulle primarie democratiche per le elezioni amministrative di Gran Michele. Volevo dare un po' di informazioni intanto. La legge elettorale. E poi spiegare perché, a mio avviso, è importante che si svolgano le primarie, dell'area del centro-sinistra e dell'area moderata a Gran Michele. La legge elettorale, approvata una nuova legge elettorale, in Sicilia, a Gran Michele, che è un paese che ha abitanti fra i 10 e i 15 mila abitanti, non è previsto il ballottaggio. E questa già è una prima spiegazione dell'importanza delle primarie. Per quanto sarà data ai cittadini un'unica scheda, un'altra novità è che il voto al consigliere comunale non va automaticamente al sindaco, previsto appunto il voto affermativo, cioè il cittadino deve votare per il consigliere comunale, ma deve esprimere anche la volontà con il segno, deve votare il sindaco, e questa è un'altra novità. Un'altra informazione: le liste che possono prendere i consiglieri comunali devono superare lo sbarramento del 5%. Un'altra novità è nella giunta non possono essere nominati da parte del sindaco parenti, o congiunti, parenti, affini. E un'altra ulteriore, queste sono le informazioni più importanti rispetto alla legge elettorale. Un'altra informazione, ecco, che la proporzione di genere, che non può superare i tre quarti, quindi in ogni caso almeno un quarto deve essere o di sesso maschile o di sesso femminile. Queste sono le novità più importanti che prevedono questa legge. Queste informazioni le linkeremo sul mio blog, qui da domani, da stasera stessa, li troverete, almeno le parti essenziali di questa legge. Ecco, questa è la prima informazione. La seconda informazione su cui volevo fare il punto è che lo statuto del partito e della coalizione centrosinistra prevedono le primarie per la selezione del candidato sindaco o presidente. Io ritengo che la selezione primaria sia una forma di democrazia partecipativa che coinvolge i cittadini, altri partiti lo fanno tramite web. In ogni caso occorre che ci sia una più ampia partecipazione nella selezione dei candidati. Io sapete che ho dato la mia disponibilità a candidarmi alle primarie del centro-sinistra. Io sempre dico del centro-sinistra, dell'area più larga, moderata. Poi spiegherò perché ritengo che è importante così. Quindi ecco, lo prevede lo statuto, ma nei paesi più avanzati, vedi gli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, sono previste le primarie per selezionare i candidati. Prima perché è una forma di partecipazione dei cittadini e poi è un modo democratico di selezionare i candidati a sindaco. Ecco, il punto è questo: ci sono delle discussioni, delle trattative, degli incontri. Io spero che si arrivi a che ci siano più candidati alle primarie a Gran Michele, e che intorno a un programma si possa coalizzare una compagine amministrativa che abbia un'idea del governo della città. E su questo spero che ci siano più candidati, che ci siano più liste. Io spero che siano proprio liste civiche, che siano più liste civiche che possono appoggiare poi il candidato entrerà in competizione con gli altri candidati che non accetteranno di competere alle primarie.
Questa è una, il Partito Democratico ha anche fatto un manifesto. Io mi auguro che questo sistema possa dare una risposta ai cittadini che chiedono, per esempio, unità nell'ambito del centro-sinistra. Io ho detto sin dall'inizio che la mia disponibilità a candidarmi alle primarie era un modo per appunto riunificare il centro-sinistra Gran Michele, perché c'è una parte che si è un po' staccata e io spero che l'ultima volta si è presentata separata, io spero che ognuno si assuma la responsabilità di poter riportare l'unità in ampio schieramento. Io in ogni caso spero che ci sia, come dice, una compagine molto ampia che possa, con molte liste civiche, più liste civiche, che possono appoggiare intanto i candidati alle primarie e poi il candidato del centro-sinistra dell'area moderata. Questo è il punto, in questo punto perché io ritengo che ci debba essere un'ampia compagine. Un'ampia compagine perché avevo detto nell'ultimo incontro quando ho parlato, ho accennato qualcosa alle elezioni amministrative, se vi ricordate, dicevo che secondo me i prossimi anni saranno decisivi per tutto il comprensorio, per tutto il Calatino, e Gran Michele deve assumersi la leadership di questo processo di trasformazione e cambiamento, perché quasi tutti i servizi nel futuro verranno gestiti dai consorzi dei comuni. Proprio in questi giorni la Giunta Crocetta ha approvato una proposta di legge in giunta di governo che prevede l'abolizione delle province e la costituzione dei liberi consorzi dei comuni. Quindi, come vedete, i tempi si accelerano rispetto a quello che io prevedevo come prospettiva. D'altronde Crocetta sta portando grossi cambiamenti, grandi cambiamenti nell'ambito della regione siciliana, sia di moralizzazione ma anche di un nuovo modo di governare, di un nuovo progetto di sviluppo della regione Sicilia. D'altronde io conosco benissimo Crocetta, sono uno anche dei collaboratori di Crocetta rispetto ai programmi della salute mentale, quindi sono convinto che questa proposta di legge nei prossimi, proprio subito dopo l'elezione, diventerà operativa. Questo che significa? Significa che se la città di Gran Michele vuole risolvere i suoi problemi, li deve risolvere collaborando, avendo un'ampia compagine amministrativa che possa dire la propria, perché il nostro comprensorio sta vivendo una crisi drammatica, una crisi politica, una crisi economica innanzitutto, una crisi dei servizi. Quindi la legge che cosa prevede questa legge nuova? Che la competenza sul sistema idrico integrato, sui rifiuti, sui servizi sociali, per esempio pensate alla gestione del centro CAR degli stranieri previsto da parte del Ministero degli Interni, la costituzione di un consorzio dei comuni. Ecco, tutto si muove verso questa ottica. Io aggiungo di più rispetto a quello che è già previsto dalla legge, che i comuni devono innanzitutto cominciare a collaborare con la rete delle imprese, con i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, per mettere in primo piano la questione dello sviluppo delle imprese e dei lavoratori, creare occupazione. Nel Calatino siamo stati apripista, l'abbiamo sperimentato, io ritengo che allora è stato anche positivo da questo punto di vista. Bisogna però dire e rilanciare, anche perché adesso parlo con le persone, comincio ad ascoltare i giovani, voi state ascoltando da una web TV fatta, come dice, in economia, senza soldi, a costo zero. Anch'io sono dell'avviso di abolire i finanziamenti, perché adesso ci sono strumenti, veramente ci vuole molta creatività e innovazione. Però, per esempio, pensate al wifi, cioè alla possibilità di avere internet gratis, come per esempio gli Stati Uniti. C'è un bando della regione siciliana con fondi europei che prevede
internet ultraveloce, la banda larga. Ecco, questi sono progetti che devono fare i comuni tutti insieme. Così come la mia riflessione è questa. Gran Michele deve essere un paese centrale, importante a Calatino perché ce l'ha questa importanza, per la sua vivacità economica, per i suoi imprenditori, per la sua classe dirigente. Voi pensate che i consorzi comuni dovranno programmare le infrastrutture stradali, che sono veramente deficitarie, perché ormai viviamo così. Il cittadino di Gran Michele va a lavorare a Mazzarrone, il cittadino di Licodia viene a comprare nei nostri supermercati o nei nostri negozi, il cittadino di Gran Michele va a scuola o va a lavorare a Caltagirone. Come vedete, queste nostre città già sono collegate quotidianamente, ognuno di noi ogni giorno si sposta da Gran Michele. Il nostro programma, la nostra televisione si chiama Global Community. Ho parlato con alcuni ragazzi, molti ragazzi pensano se ne vogliono andare perché non trovano lavoro, molti pensano e sognano di andare a Londra. Ecco, io quando ho presentato il mio blog ve l'ho detto, è così che si sta muovendo il mondo. Io proprio sono vicepresidente di una associazione internazionale nata a Londra nei mesi scorsi, quindi come vedete siamo in sintonia rispetto, naturalmente in sintonia rispetto anche a un mondo che cambia e alle difficoltà. Quindi io penso questo, spero che anche i ragazzi che se ne vogliono andare invece possano trovare una compagine amministrativa, un progetto di governo della città a servizio dei cittadini e delle comunità, che possa pensare a far rimanere le intelligenze a Gran Michele, o in ogni caso mettere in rete tutti i cittadini di Gran Michele che possono rinforzare, che possono il contributo sia da Gran Michele verso i cittadini che vanno fuori che dai cittadini da fuori che vengono a Gran Michele. Fra le altre cose, la legge prevede anche la rappresentanza dei cittadini stranieri che stanno nella nostra città. Io spero che se questo progetto va avanti e si fanno le primarie, si sviluppa questo progetto, a me piacerebbe per esempio essere affiancato anche da un sindaco di rappresentanza degli stranieri, che sono tantissimi nella nostra città e in tutto il Calatino. Molta parte dell'economia va avanti anche grazie al contributo di cittadini che vengono da altri paesi europei e non europei. Ecco, come dire, naturalmente io ho in mente un programma che ancora sulla rete non ho presentato, perché appunto a me piace il confronto e aspetto che si costruisca, che ci siano i candidati alle primarie, in maniera tale che questi candidati possiamo costruire insieme ai cittadini, ai nostri simpatizzanti, a quelli che condividono i nostri progetti, costruire un programma. Io ho fatto già un programma in 10 punti che spero nelle prossime settimane non solo di presentare le idee principali e di avere il contributo di chi lo condivide, e anche avere altre idee da chi li possa presentare, in maniera tale da avere, come dice, tutta la fantasia e la creatività della nostra città a servizio di questo progetto. Naturalmente io sono di questo avviso. Ecco, vi state ascoltando sul web, ci state ascoltando in internet, ma io proporrò, penso, di poter aprire dibattito nella piazza di Gran Michele, nella piazza della nostra bellissima città, perché questa piazza deve tornare ad essere il centro della democrazia, l'Agorà. L'Agorà, la nostra città è una città di origine greca, Echetla, quindi noi dobbiamo avere il massimo di innovazione che sono questi strumenti, ma anche la nostra tradizione, che è la piazza. Io spero che in piazza si possa iniziare a discutere del programma con i cittadini, dibattendo e contribuendo a costruire un bel programma di rilancio, di ricorsione, di cambiamento. Michele. Buonasera a tutti.